Benvenuti a Blister, il podcast che con il linguaggio della cultura vuole abbattere pregiudizi e tabù sul mondo femminile. Ad ogni episodio vi racconteremo di un personaggio storico o di un evento artistico o un aneddoto letterario dove la donna è protagonista. In questo modo, attraverso la narrazione e stimolando la curiosità del sapere, cercheremo di smontare convinzioni errate e stereotipi, ma soprattutto forniremo spunti di riflessione per migliorare le nostre conoscenze e vivere meglio con noi stesse e con gli altri. Buon ascolto! Ciao Stefania. Ciao Giovina. In questa quarta puntata ci invertiamo i ruoli e quindi ti ringrazio per aver accettato di fare da moderatrice. È una bella responsabilità, però davvero ti ringrazio. E questa responsabilità la voglio far cominciare con una domanda. Oggi la nostra conversazione parte da un libro che hai letto, Riccardo Coler, Il regno delle donne, l'ultimo matriarcato. Come mai questa lettura? È un suggerimento maschile innanzitutto e poi è un'edizione arricchita di una precedente del 2005. E senti, e questo regno delle donne, da quel che capisco, non è solo un luogo utopico, ma ha una collocazione geografica ben precisa, giusto? Yes, siamo esattamente nell'area sud-occidentale della Cina, dove vivono i Mosuo, una delle 56 minoranze etniche attualmente riconosciute dal governo cinese. La particolarità dei Mosuo, etnia che ad oggi conta circa 50.000 unità, è che la loro organizzazione sociale è di tipo matriarcale. Quindi parliamo di una società dove comandano le donne? Sì e no, e ora ti racconto il perché. Innanzitutto siamo portati comunemente a pensare che matriarcato sia esattamente il contrario di patriarcato. Immaginiamo un mondo dove le donne comandano e beneficiano di agevolazioni particolari, di agi, di comodità, mentre gli uomini restano in casa a badare alle faccende domestiche e a crescere i figli. Niente di più sbagliato. Nei Mosuo, infatti, le donne hanno un carico fisico e mentale di molto superiore a quello delle donne della nostra società. I Mosuo sono considerati dagli antropologi l'ultimo matriarcato puro, cioè senza influssi esterni, e sono liberi da quelle convenzioni sociali alle quali siamo abituati noi. Loro hanno una struttura sociale che ci verrebbe da definire primitiva, ma in effetti si basa su caratteristiche innate proprio dell'uomo e della donna. Perciò, a conti fatti, risulta altamente innovativa rispetto a quello che conosciamo. Possiamo dire che grazie ai Mosuo abbiamo la possibilità di capire se il matriarcato sia davvero un vantaggio per le donne. Esattamente. Cominciamo proprio dalla struttura sociale, profondamente diversa dalla nostra, perché è matrilineare, ovvero i nuclei familiari si raggruppano per legame di sangue e la trasmissione del cognome è legato alla madre. Nelle case abita la matriarca, quindi una donna di età avanzata, e tutta la sua discendenza che segue la linea della madre. Quindi ci saranno i suoi figli, maschi e femmine, e i figli delle figlie, cioè i nipoti, sia maschi che femmine. Gli unici uomini presenti in questi clan sono i fratelli della matriarca o i suoi figli. In questi clan non esistono padri o nonni, e non è contemplato proprio l'uomo esterno, perché non esiste il matrimonio. Ok, la domanda sorge spontanea. Com'è che si creano le relazioni finalizzate alla procreazione? Nella società Mosuo, quando una ragazza raggiunge l'età adulta, quindi più o meno intorno ai 14 anni, riceve una nuova stanza nella struttura della casa, dove lei potrà tenere i suoi effetti personali, ma soprattutto ospitare nottetempo uomini per incontri sessuali. Questi uomini all'alba avranno cura di rientrare nelle dimore delle loro madri. Quello che noi definiremmo libertinaggio sessuale è in realtà un aspetto ben definito nella cultura Mosuo. È sempre solo la donna che decide con chi e quando intrattenersi sessualmente, e solo nella sua stanza. In età giovane può capitare a uomini e donne di avere partner differenti per brevi periodi, e questo accade anche nella nostra società. Ma anche per i Mosuo esiste l'amore, e possono pertanto scegliere di avere una relazione fisica e sentimentale esclusiva con un solo partner. La differenza è che questo rapporto esclusivo non condurrà mai al matrimonio. Quindi, per rispondere alla tua domanda, i concepimenti e le gravidanze avvengono certamente a seguito di tali incontri notturni, esclusivi o no che siano, ma la figlia o il figlio resterà la madre e vivrà in casa della matriarca. Insomma, madre nota e padre ignoto. Insomma, da noi si direbbe una donna disinvolta,
a sottolineare una indipendenza che non le è stata concessa, ma che la donna si è presa, e così facendo si è messa ai margini della buona società. Esatto, e con tutte le conseguenze sociali del caso. Per i Mosuo la figura paterna è di scarsa importanza e priva di rilevanza sociale. Una frase forte, direi, ma cosa dicono gli uomini della comunità di questa scarsa importanza? Parto con il citare uno degli intervistati di Colère, che dice, e cito letteralmente: «Io ho la mia famiglia, non ho bisogno di dividere la mia vita con una persona estranea per sentirmi in compagnia». Ok, ma intende la sua famiglia d'origine? Sì, certo. I maschi, infatti, restano a vivere in casa della madre e della nonna. Tra l'altro, l'intervistato che pronuncia queste parole è il capovillaggio, sì, è un uomo. Quindi questo ci fa capire che la società matriarcale non è tutta responsabilità femminile, ma su questo ci torneremo dopo. Dicevo, immaginiamo dunque adesso questa struttura matrilineare, che può contare anche 30-35 unità, che vivono in un solo clan tutti insieme. Una struttura profondamente diversa da quella di una famiglia come la conosciamo noi. Nel clan Mosuo, vivendo tutti insieme, danno vita ad un welfare perfettamente funzionante, dove gli anziani e i bambini sono tutti accuditi dai membri della stessa famiglia. Le uniche figure maschili che i bambini vedranno in famiglia sono i fratelli della madre o i fratelli della nonna. Tu ora potrai dirmi che cose del genere avvenivano anche da noi in Italia. In effetti ci pensavo, è una condizione che ha caratterizzato molti nuclei familiari in maniera massiccia fino a qualche decennio fa. Ancora oggi ci sono casi simili. Ma qui la grande differenza, sai qual è? La mancata dispersione del patrimonio di famiglia. Con il matrimonio grande assente, in caso di relazione interrotta, le proprietà non verranno divise, gli averi e i beni resteranno sempre in famiglia e a vantaggio della discendenza della matriarca. Questo, e ritorno su Amore e Sesso, spiega adesso con chiarezza il perché di quel comportamento che a noi pare un banale libertinaggio sessuale. Loro chiamano le relazioni notturne matrimonio ambulante, che indica il massimo status sociale che unisce due persone in sentimenti amorosi o sessuali. Il matrimonio come lo intendiamo noi non esiste proprio come convenzione sociale. Questo consente ai Mosuo la libertà di innamorarsi senza correre il rischio, nel caso in cui le cose vadano male, di perdere insieme amore e famiglia. Perciò né si resterà mai soli continuando ad abitare in casa della matriarca e né si finirà mai in rovina per divorzi, divisione di proprietà e assegni familiari. Bene, direi che sei stata molto esaustiva sul ruolo della donna in questa società, ma il ruolo dell'uomo qual è? La matriarca ha la grande responsabilità e la tutela del proprio clan. Quindi garantire l'approvvigionamento, l'accudimento, l'educazione, la crescita di figli e nipoti, la funzionalità della casa, le attività domestiche, tutti impegni gravosi che conosciamo bene. Ma deve sobbarcarsi anche la gestione delle proprietà, mandarle avanti, farle fruttare, avere un vantaggio economico e sapere organizzare tutto questo distribuendo compiti, gestendo l'economia. Senti, abbi pazienza, però mi viene in mente Senofonte, ho questi riferimenti greci. Senofonte nell'Economicon suggerisce proprio di stare attenti nella scelta della moglie se non si vuole mandare tutto il sistema in rovina. E qui entra in gioco il ruolo degli uomini. Cosa fanno dunque gli uomini Mosuo nella loro giornata? Loro devono essere sempre a disposizione della matriarca e letteralmente scattare ad ogni suo comando. Ma terminato il compito assegnato, l'uomo Mosuo ozia, pigrisce, poltrisce, insomma, non fa niente, al massimo gioca a carte. Ci sono un paio di capitoli del libro, tutti dedicati all'osservazione degli uomini, e anche l'autore stesso, maschio, si stupisce di tanta accidia e al contempo dell'estrema servilità in caso di chiamata della matriarca. Quali sarebbero questi compiti? Gli uomini si occupano principalmente di attività pesanti, quali edilizia, ad esempio, oppure lavori di traghettaggio di passeggeri sul lago o agricoltura, attività queste ultime, tra l'altro, condotte anche dalle donne. Ma c'è un ruolo particolare che viene loro riconosciuto. Le donne Mosuo, strettamente al comando dei loro clan familiari, preferiscono lasciare quelle che definiscono le grandi decisioni agli uomini. Quali sono queste decisioni? Ad esempio, acquistare o vendere un animale, ampliare la casa, investire in nuove terre. Ecco perché il capovillaggio incontrato prima e il suo vice è un uomo. Mediare tra i vicini, organizzare feste ed eventi legati alle tradizioni, amministrare le risorse comuni e relazionare con i villaggi vicini, eccetera, eccetera, sono compiti che alle donne non interessano e non vogliono gestire.
A sentire gli stessi uomini Mosuo, non cambierebbero mai la loro società matriarcale con una patriarcale. Anzi, sono molto gelosi delle loro tradizioni e sono riusciti a mantenerle ben salde, nonostante Mao Zedong alla fine degli anni 50 avesse tentato anche con la forza di trasformarli in società patriarcale. Ma i dettagli e le curiosità su questo popolo sono veramente tante. Da quello che hai detto finora, deduco che si tratta di una società di donne forti, dominanti e di gran carattere. Insomma, Giovina, molto simile a noi due. Con la differenza però che sono loro a dirigere i tempi del corteggiamento. Ecco, no, allora già qui avverto una certa differenza in effetti. Ma a parte gli scherzi, mi viene da dire che molte delle cose che hai raccontato oggi le riscontriamo anche nella nostra società. Dunque, a conti fatti, potremmo guardare a questa società come una società molto moderna. Eh sì, è la stessa riflessione che in effetti fa l'autore ad un certo punto. Colère ritiene che la donna Mosuo è consapevole appieno del suo ruolo dominante e non ha aspirazioni di creazione di una famiglia con un altro uomo. Né lei e nella sua comunità considerano la coppia come un ideale da perseguire. Dunque possiamo dire che nella loro società le convenzioni non le hanno stabilite gli uomini ma le donne, e queste hanno scelto una soluzione molto diversa dal matrimonio. Ed è una soluzione che le rende ai nostri occhi molto indipendenti. Aggiungo che quando nella nostra società troviamo situazioni simili di donne indipendenti, si tratta spesso di misure estreme con cui la comunità femminile si adatta, ad esempio, alla mancanza di welfare, a circostanze complicate. Non si tratta quindi di scelte serene, ma dettate spesso da una necessità più o meno consapevole di sopravvivenza. Sono sicura che c'è ancora molto da dire e da scoprire sui Mosuo, un'etnia affascinante che invita certamente a più di una riflessione. Se volete approfondire questa puntata, vi ricordiamo che i riferimenti bibliografici, le immagini e tutte le altre indicazioni sono sul blog e sul profilo Instagram di Blister. Io ti ringrazio tanto per aver condiviso questa puntata con me. Sono io che ringrazio te, Jo. È sempre davvero un piacere.